Grave lutto nel mondo della musica. È morto infatti proprio ieri, 20 agosto 2016, a Brescia, città della Lombardia, in ospedale dopo una breve malattia, Daniela Bessì. Era nata a Genova nel 57, si è spenta a 59 anni di età. Bessì si diplomò in canto e pianoforte al Conservatorio Rigoberto di Parma, specializzandosi più tardi nel canto da camera all'Accademia Chigiana di Siena. Il suo debutto avvenne nella città natale con la serva padrona di Pergolesi. Il suo ricco percorso, il suo ricco repertorio, 70 erano i titoli che elaborò, da Monteverdi a Prokofiev, passando dal repertorio barocco e mozartiano fino all'interpretazione di Verine, Verdiane e Pucchiani. Richiesta nei teatri e nei festival più importanti del mondo, collaborò con i più autorevoli direttori d'orchestra, tra cui Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Gianluigi Vernetti, Carlo Maria Giulini, Carlos Kleiber, James Levine, Florin Zamazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli e con registi del calibro di Roberto De Simone, Pierluigi Pizzi, Luca Ronconi, Ettore Scola, Giorgio Strehler e Franco Zeffirelli ad ultimo. Una persona forte, una donna volitiva, semplice, buona, in gamba, aveva un sorriso meraviglioso, da come si può vedere nelle foto presenti qui su internet. Una donna che veramente aveva tanto di buono da dare e da offrire a chiunque. Grazie per l'ascolto, il video termina qua, un saluto e Cristina, scusate, Daniela Bessì, riposa in pace. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Daniela Dessì e o della famiglia Dessì. Questo video vuole solo ed unicamente informare eventuali persone di questa tragica scomparsa che ha riguardato un personaggio pubblico di spicco della nostra nazionale Italia. Vi ricordo infatti che anche TG2, ma anche altri telegiornali, si sono occupati di dare la notizia della morte di questa meravigliosa donna. Non sono quindi io l'unico. Grazie.